Veicoli storici rarissimi, spesso pezzi unici provenienti da tutto il mondo. Si parla tra l'altro delle auto originali di Winston Churchill e Al Capone, 400 suggestivi costumi d'epoca, tra cui una collezione con decine di pezzi da Detroit, musica di alta qualità, moda. Sono alcuni degli ingredienti del fascinoso cocktail che sabato sera, a partire dalle 21, sarà proposto in Piazza del Popolo a Montecatini Terme per la quarta edizione del festival La Belle Époque. L'iniziativa è stata presentata dal Centro Commerciale Naturale, che la promuove con la preziosa collaborazione del Club Ballestrero Veteran Motor Car Lucca. A illustrarne in dettaglio il programma il presidente Renzo Cardini e numerosi partner, tra i quali il Comune di Montecatini e la Fédération Internationale Véhicule Ancien. Per una sera la cittadina termale, con i suoi palazzi nel maestoso stile Liberty, farà rivivere ai partecipanti le atmosfere di un periodo, la Belle Époque, per antonomasia associato nell'immaginario collettivo la spensieratezza. È un ritornare indietro nel tempo, in quella che era la Montecatini degli anni d'oro, degli anni 20, degli anni 30. E la rievocazione con auto, i costumi d'epoca, rifà rivivere proprio quel momento. I costumi che i partecipanti e gli equipaggi gireranno per Montecatini, in certi momenti sembrerà di tornare indietro, perché si vedrà delle persone girare con questi abiti. La manifestazione è realizzata su base esclusivamente volontaria, 120 le persone al lavoro, e proporrà la sfilata di 60 veicoli storici tra auto e sidecar di enorme pregio, affiancati da 10 mezzi altrettanto rari di carabinieri, polizia, esercito, marina, associazioni come Misericordia, Croce Rossa e Protezione Civile, con mezzi equipaggi che saranno valutati da giurie internazionali per un concorso di eleganza dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, federazione che riunisce centinaia di associazioni. Ricco il programma musicale con brani di Puccini e Verdi affidati a soprani e tenori del Maggio Musicale fiorentino, accompagnati da pianisti Angelo Avanzati e Giuseppe Tavanti, oltre che da flauto di Cecilia Iodice. Garantita la presenza di due corpi da ballo da Roma, che naturalmente si esibiranno in danze della Belle Époque, e spazio poi alla bellezza con la finale toscana del concorso nazionale Miss Motorissima 2013. Una manifestazione che unisce cultura, storia e divertimento, guardando naturalmente la promozione in chiave turistica di Montecatini Terme. Qui si unisce un intento solidaristico con la presenza del presidente europeo di Dinamo Camp, associazione cui sarà dedicato uno stand e destinato un contributo. Grazie appunto a questo connubio che abbiamo trovato con l'ingegner Cardini del Club Ballestrero, che ha identificato anche Montecatini come sede ideale di questa iniziativa, e insomma porta tanta gente in città, che oltretutto il nostro compito come centro commerciale naturale è proprio perché, insomma, pensiamo che queste persone qui siano utili per la città, portano gente, e poi la manifestazione stessa, come anche l'anno scorso, attira 5-6 mila persone.